grazie. Il palazzetto dello sport di Borzonasca da oggi porta il nome di Angelo Brignole, ciclista professionista negli anni d'oro del ciclismo del dopoguerra, sesto al Tour de France del 1948 vinto da Gino Bartali, anche grazie al contributo di Brignole, con una storica impresa nel clima di tensione che si viveva in Italia dopo l'attentato a Palmiro Togliatti. Parte della spedizione trionfale del 1949 al Tour de France che vide Coppi primo e Bartali secondo. Professionista dal 1943, Angelo Brignole iniziò nella Aurora Chiava ripartendo da una famiglia molto semplice. Ricordo soprattutto appunto la sua prima bici che con fatica aveva guadagnato appunto lavorando da un fabbro, da un ciabattino, mettendo via lira per lira. Dopodiché si era comprato questa balilla rossa e non aveva dormito per 3 giorni ammirandola. Lui ha smesso perché era tanta fatica. Bartali, Coppi, Magni, Kubler, poi me ne diceva degli altri. E lui quando ha capito che poteva vivere bene senza faticacce enorme, non ha più voluto frequentare né il mondo del ciclismo, né negli ambienti, né niente. L'unico era Bartali che ogni anno veniva da noi altri, è sempre venuto. Brignole ha vissuto a Borzonasca fino alla morte nel 2006, vivendo la vita semplice del paese. Mi piaceva giocare a carte con gli amici, insomma era un cacciarone, quindi era veramente una bella persona e, che lo ricordiamo tutti con nostalgia. Ecco. Era spesso da me nel locale e quando c'erano le gare di ciclismo non mancava mai. Noi chiedevamo, lui era contento di raccontare e noi pendavamo dalle sue labbra. Quindi per noi era un mito, una cosa che tutti noi appassionati di ciclismo avremmo voluto diventare Brignole. Anni in cui il ciclismo era fatica e sacrificio specie, se vissuto da gregario, ma i cui valori sono vivi ancora oggi. Quello che cerchiamo di trasmettere a loro è il senso della fatica, dell'impegno che bisogna mettere in questo sport, perché penso siano valori che anche all'epoca li possiamo ritrovare. Quindi l'impegno per questo sport, la dedizione e comunque dare il 100% in ogni situazione, sia in allenamento che in gara, è una cosa che comunque ci teniamo molto a trasmettere.